Bene ragazzi, buongiorno, buona giornata a tutti. Come la va? Dai che oggi è sabato, siete un pochino più tranquilli. Più tranquilli relativamente, perché poi sui social vi scatenate, Vi scatenate che contro di me, che dico come la penso. E a proposito di come la penso, una volta per tutte poi chiudiamo il discorso, perché non voglio alimentare altre polemiche, quindi non vi parlerò più di quello che sono le mie sensazioni. Vi parlerò prettamente di calciomercato, vi parlerò delle mie opinioni, valuteremo insieme eventuali acquisti, cessioni, eccetera eccetera. Però una cosa devo dirla: io non sono dalla parte della società, non lo sono mai stato. Io sono dalla parte della ragione, ok? Io credo che le cose vadano prima valutate dopo quello che si è prodotto, no? Io credo che bisogna lasciar lavorare gli interpreti e poi dopo valutare il loro operato. Prima di allora, io Marco, non mi permetto di giudicare, non lo voglio fare, ma sempre così sono stato anche nelle cose della vita. Capisco e l'ho sempre detto che abbiamo una proprietà con le braccina non corte, peggio di un T-Rex, ancora di più, ma che la mozzata è un T-Rex, ok? E su questo siamo d'accordo. Capisco che una squadra che ha vinto un campionato, che è arrivata nelle semifinali di Champions League, meriti molto di più di una caccia al giovane talento, e questo lo capisco. D'altro canto però voglio vedere, aspetto quello che dovrà succedere. Chiuso il discorso, non ne parliamo più. A livello societario però vi faccio un piccolo appunto, è uscito fuori un pochino quelle che sono le gerarchie. Attenzione, perché Furlani si occuperà di quello che è strettamente il piano finanziario, si occuperà dell'interfaccia con i procuratori, ok, e la gestione dei procuratori a livello calcistico. Pioli e Moncada si occuperanno direttamente della caccia alle teste, quindi la caccia ai giocatori. Quindi c'è questa conformazione che è venuta fuori. Quindi Pioli coinvolto direttamente da Moncada nella scelta dei giocatori, così mister Pioli non potrete più niente, perché sono scelte poi concordate, quello che voleva valutato poi gli prenderanno, quindi non ha scuse poi per dire non va bene questo qua o non utilizzare i giocatori che sono stati proposti. Anche perché abbiamo visto che quello che ha portato Maldini l'anno scorso a Pioli, a parte non essere stato utilizzato e a parte Marichao, è stato completamente rasato al suolo. Manca ancora qualche elemento, ma secondo me ci arriveremo, perché a questo punto sono convinto che anche purtroppo per Sidiché, se arrivasse l'offerta giusta, lo manderebbero via. Però devo trovare chi mi fa l'offerta giusta, chi mi offre 30 milioni per Sidiché. Adesso sono scesi a 28, attenzione, sono scesi a 28. E stamattina leggevo un altro articolo allarmistico della Gazzetta, no? Che ha fatto un triangolino a sinistra per il Milan, con scritto tutti fuori, tutti in vendita, e via alimentare ancora il dissenso, le polemiche. La Gazzetta è di un personaggio che ben conosciamo, che ci gongola a fare queste cose per il Milan, no? Perché casualmente di tutti gli altri, guardate la Gazzetta di stamattina, di tutti gli altri parla bene, e il trafiletto a sinistra per il Milan dice queste cose. Non credete a me? Prendete la prima pagina della Gazzetta e la vedete. Quindi occhio a credere a questi personaggi. E occhio, perché come vi ho detto ieri, di non credere al fatto che Theo Hernandez soprattutto venisse venduto o che il Milan accettasse 60 milioni, arrivano le smentite ovunque. Theo Hernandez è un punto fisso e fermo della società, del gruppo Milan, e non andrà mai via, almeno nel contesto di cui stiamo parlando, ma non sicuramente nemmeno per 60 milioni. Quindi quello che vi ho detto io ieri, anche se molti di voi non ci credevano, alla fine era vero, sono i giornalai, ragazzi, non datevi credito, veramente, ve lo chiedo per cortesia, non credete a me, informatevi meglio, ok? E vedrete che sarà così. Vi racconto intanto poi un altro piccolo aneddoto su Bakayoko, sì, lui Bakayoko, perché sapete che è tornato al Chelsea, ok? Bene, anche il Chelsea l'ha mandato, gli ha rescisso il contratto, l'ha liberato, gli ha detto fai quello che vuoi, dove vuoi e con chi vuoi. Bravo Baka, bravo, complimenti, hai rifiutato tutte le destinazioni che ti ha portato il Milan, che tutte le hai rifiutate, e adesso ti trovi come giocatore svincolato. Magari troverai un contratto, magari qualcuno babbo lo trovi che ti fa un nuovo contratto, no? Però sicuramente non credo che sarà ricco come quello che ti avevano offerto le squadre
quando l'anno scorso giocavi ancora al Milan. Ma fatti i tuoi, eh? Noi intanto ce ne siamo liberati. Quello che farai tu non ci interessa più, perché comunque ti sei comportato malissimo al Milan, non sei degno di giocare una grande squadra. Chiusa parentesi, chiusa curiosità. Attenzione, perché poi si accende, prima di parlare del clou di quello che è il personaggio che da un po' di giorni sta girando il calciatore, siccome a Moncada piacciono i nomi difficili, è uscito fuori un altro nome, che ne parlo con voi, a cui io sinceramente do poco credito, che parla di un giocatore, un difensore di 20 anni che gioca in Championship, la serie B inglese, che è Omobamidele. Ok, Omobamidele. È complicato, ragazzi. Omobamidele, cioè li cerca Ciuciueca, 5 mega, Pimpripette e Nusa, tutti lui difficili trova, ok? Secondo me l'algoritmo pesca i giocatori senza le vocali. Tutti così li pesca. A parte gli scherzi, è difficile, è complicato. Sono nomi, non lo so perché, sicuramente sono nomi dall'algoritmo, quello che volete, però pare che sia stato pescato da Moncada questo. È un difensore di 20 anni che gioca in Championship. Quello che mi ha stranito è la richiesta di valore di mercato che gli si attribuisce, che è intorno ai 18 milioni. Io credo che il Milan in difesa sommariamente sia a posto così, non ha bisogno di grandi inserimenti. Infatti anche al discorso Indica onestamente poco ci credevo, però secondo me non è fondata questa notizia, è un po' campata in aria, potrebbero essere comunque notizie per sviare l'attenzione sui veri obiettivi. Mentre parlando, ragazzi, di veri obiettivi, oggi vi parlo anche di quello che fino a ieri non ve ne ho parlato, perché volevo informarmi io per darvi notizie più corrette, che è appunto quello di Arda Güler, che è un trequartista giovanissimo, di 20 anni, che gioca nel Fenerbahce, campionato turco, e che su cui Moncada ha acceso il radar, l'ha acceso lui direttamente, perché ha una clausola rescissoria che è molto molto interessante. Pensate che lo chiamano, e secondo me sbagliano, il Messi turco. Ok, secondo me già accostare i nomi a ragazzi così gli metti già un peso addosso che è esagerato. Però lo chiamano così perché ha delle caratteristiche tecniche molto importanti, molto bravo, molto tecnico, grandissima visione di gioco, ha fatto tipo, non ha segnato tantissimo, ha fatto 4 gol e 4 assist in 22-23 partite. È giovanissimo, e attenzione, il valore di mercato è 15 milioni circa. La clausola rescissoria, che è quello che ha permesso a Moncada di fare alzare antennine, è di 17,5 milioni, quindi il Milan starebbe pensando anche a questo profilo. Quello che dico io è, pensiamoci, valutiamo però, ciccia sul piatto, ok? Valutiamo, ma svegliamoci. Ti piace Arda Güler? Sei convinto? Non è che ci vogliono 40 giorni per pensare su Arda Güler. Ma soprattutto, se esce sul giornale o arrivano le voci che a Moncada piace Arda Güler, non è che gli piace da ieri mattina, gli piace da tempo, quindi le valutazioni sono già state fatte, eccetera, eccetera. Se piace Arda Güler, andiamo a prendere Arda Güler. È vero che il campionato apre il 1 luglio, però determinate operazioni si possono già chiudere, fare i preaccordi si possono già fare. Come ho detto, che è importante, secondo me, chiudere i parametri zero più velocemente possibile, perché poi vanno via come il pane in svendita a 20 centesimi al chilo fresco. Allora bisogna fare anche così con i parametri, con i giocatori che interessano soprattutto a più di una squadra e che hanno una clausola accessoria così interessante. Io ritengo che Arda Güler sia un buon giocatore e penso che se Moncada alla fine chiude come pare sia intenzionato a fare, sarà veramente un bel colpaccio per sostituire comunque degnamente Diaz, perché ricordiamoci che via Diaz, se va via anche De Ketelaere, sulla tre quarti è come quando passa il rotolo nel deserto, perché non c'è più nessuno, abbiamo perso i trequartisti, anche se abbiamo giocatori che possono farlo benissimo, che sanno farlo, ma se andate a vedere la lista di quelli che se ne sono andati e se ne devono andare, ragazzi, c'è veramente deserto. La squadra scenderà di almeno 10-12 elementi, il che è abbastanza significativo, fa molto riflettere come cosa. Però Arda Güler è un profilo interessante e speriamo che Moncada la chiuda al più presto possibile e che non sia veramente uno dei tanti nomi ad hoc che poi non porteranno a niente. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto vi auguro buon proseguimento di mattinata. Noi ci sentiamo come sempre più tardi. Sempre Forza Milan e adieu!